parlare, di scambiare esperienze, di andare su una strada ben lenta. E perché credo che ci sia bisogno dell'aiuto e del sostegno di tutti, ci sia bisogno di una politica che sappia ascoltare, cioè una politica umile, che non si metta su una cattedra ma sappia ascoltare. C'è bisogno, ne parlavo prima, di legalità, pertanto di fare in modo che tutti i fondi che magari con fatica e poi ritorno vengono conquistati finiscono dove debbono finire. C'è bisogno, se ne ha parlato in vari interventi, di una riforma vera della città metropolitana, perché lo si diceva prima, adesso non si ha, non è né carne né pesce quello che si ha. Pertanto, visto che la strada è presa giustamente, è quella, credo che bisogna andare verso una riforma vera che dia più potere ai municipi, che fa parte del consigliere municipale, se bene, che stare lì senza armi e senza strumenti, diciamo, attraverso gli inutili, che è un miliardo di rapporti hanno. Mentre sono i luoghi dove si è il rapporto più diretto con le persone. C'è bisogno di condivisione. Io l'altro giorno sono stato, mi ha colpito molto, al rendiconto di Pratica fine mandato, purtroppo, del 14° municipio di Valerio Barletta, e a un certo punto non si capiva quasi più, lo dico in senso positivo, qual era la cosiddetta società civile e qual era l'amministrazione, nel senso che c'è un calare totale nel territorio, senza supponenza, per risolvere i problemi locali. E quello è un territorio praticamente tutto di periferia dove sono state fatte l'ultima cosa, la vicenda di Santa Maria della Pietà, anche del forte trionfale, anche delle cose importanti. E va fatto avendo gli strumenti necessari, come dicevo prima, noi con da assessore alle periferie, appunto con Gregorio Arena, con l'APSES abbiamo steso un regolamento, no, poi non ha fatto il tempo per i notifa. Arrivare a casa però erano i grimandelli, diceva bene Mariella Gramaglia, no, la cassetta degli attrezzi, se non si ha la cassetta degli attrezzi anche per i cittadini, a volte i cittadini dall'amministrazione vengono visti o i comitati cittadini come un problema, cioè l'amministrazione il 90% delle volte mette la zona delle ruote a persone che ti vengono lì a dare una mano. Pertanto va fatta anche come dire, una regolamentazione, quella idea dei beni comuni andava senz'altro in quella direzione, dove tanti comitati, il grande senso civico che sta cominciando a crescere, io penso alla vicenda di Rete, con i quali abbiamo fatto una marea di cose, adesso abbiamo anche inserito, lo dico dall'ex assessore allo sport, all'interno del piano d'offerta formativa delle scuole, perché credo che una crescita civica di questa città, delle città in genere, sia fondamentale. Per quello dico che tutti i pezzi di chi governa la cosa pubblica devono stare insieme. Noi dove abbiamo fatto gli esperimenti migliori, i ben riusciti, sono quelli dove abbiamo messo il bravo parroco di periferia insieme al centro culturale, a San Basilio. A San Basilio c'è un problema non da poco, dove la dispersione scolastica è alta, dove il ragazzo non lo vede una volta o due volte a scuola, la terza volta lo vedi stare a fare il palo, a prendere 800.000 euro al mese per lo spaccio di eroina. Lì, anche attraverso samba, anche attraverso strumenti culturali, però soprattutto attraverso la messa in rete delle realtà sane, sportive, culturali, cattoliche e altre confessioni religiose, siamo riusciti a creare un tessuto sociale. Lì, come viene in mente a Torre Mauro con il punto luce realizzato insieme a Save the Children, che sta dando di fatto un luogo stabile, si sa, te genitore sai che se porti l'altro figlio stai in un posto sicuro. La sera sta, penso, c'è Pino qua che fa un lavoro di greggio al cordiale, penso gli accordiale sta sociale, il ragazzo sta lì fino alle 11 di sera, gioca a pallone, ma fa anche i compiti, ma sa anche che la sua strada di calcio in quel caso ha di una vicenda legata agli principi umani, pertanto quel ragazzo cresce un po' di più attraverso strumenti anche non convenzionali. Dico un altro paio di cose più da MIBAC, perché appunto adesso collaboro col ministro Franceschini soprattutto sui popoli migranti, lo dico perché è stato toccato più volte, non c'è più il nostro amico di prima, questo tema. Ieri noi abbiamo presentato alla stampa
oggi su alcuni giornali, alcuni bandi. Io credo che questo sia, e ora dico più nello specifico, io credo che ci siano adesso le situazioni giuste anche dal punto di vista economico, no? Ci stanno i 100 milioni in 5 anni, credo, del CONI sugli impianti sportivi in periferia, ci stanno i fondi della cultura sulla periferia, ci stanno anche Renzi, giustamente, dopo i fatti di Parigi ha detto no, un euro sulla sicurezza, un euro sulla cultura e sulle periferie. È il momento giusto, a patto che quei soldi vengano spesi bene, pertanto io sto chiedendo di fare una regia, pertanto se interveniamo in una periferia di Brescia con una cosa sportiva, che spesso sportiva non vuol dire solo sportiva, come tante situazioni romane che ben conosciamo, ma vuol dire molto di più, magari andiamo a intervenire su un altro pezzo da un'altra parte. Pertanto attraverso una regia, diciamo con grano salis, probabilmente alcune situazioni le riusciremo a rimettere su. Penso anche con varie collaborazioni, la RAI con Carlo Paris è partita con Portami con te, che è una trasmissione che parte da tutto di buone pratiche che succedono nelle nostre paesi. Pertanto deve essere un lavoro a 360 gradi. Torno e chiudo sul bando. Sui bandi presentati ieri, sono stati presentati dei bandi che si chiamano attraverso una campagna che non è solo dei bandi ma che durerà finché c'è il governo, almeno, che si chiama Migranti, che vuole giocare chiaramente sulla parola migranti ma mettendolo dal punto di vista culturale. Sono 400.000 euro sul cinema, pertanto iniziative legate a rassegne cinematografiche legate ai paesi stranieri e alla cultura straniera, più dei corti e degli spot, anche 30 secondi soltanto per mandarli sulla cosiddetta pubblicità progressa in TV, dove appunto chiediamo soprattutto ai G2, soprattutto ai G2 che sono il ponte. Io oggi mi ha colpito molto il fatto, sono venuti dei filippini da me che conosco da una vita, che mi hanno detto che erano disperati perché i loro figli nati in Italia non conoscevano la storia del loro eroe nazionale filippino, non conoscevano quella di Garibaldi. Pertanto noi dobbiamo stare attenti, no, a gestire questa situazione anche con intelligenza. Quel bando parla di cinema e poi c'è tutto quello che riguarda spettacolo dal vivo sullo stesso tema e sempre un'attenzione particolare ai G2. In tutto questo abbiamo chiesto agli istituti scolastici artistici di disegnarci il logo, di Migranti, e i 4.000 euro che daremo alla scuola che vincerà, gli studenti che fanno parte della scuola che vincerà, devono essere utilizzati sempre su questo concetto, pertanto iniziative culturali sul tema dei migranti. Io credo che se riusciamo, e poi abbiamo lanciato un censimento perché non si sanno le associazioni culturali di stranieri che esistono, nuovi italiani che esistono in questo paese, se mettiamo insieme tutte queste cose, facendo secondo me la ricetta giusta e creando, io penso al punto luce di Torremalo, creando dei luoghi e dei centri dove, insieme alle scuole, sempre, insieme alle scuole, le scuole sono fondamentali e con loro, anzi il 18 presenteremo, lo dico come ex assessore alla scuola, un sito che si chiama Scuole di Roma, dove ci saranno tutte le scuole di Roma, i loro POF, il loro piano d'offerta formativa, i loro insegnanti, quanti fanno religione, quanti non fanno religione, le proposte che mettono in campo, ed è realizzato in 10 lingue, che credo sia un altro momento di attenzione particolare. E se mettiamo tutto insieme, tutto questo, io credo che buone possibilità per le periferie, magari non è anche un neologismo, perché chiamate le periferie, ma non se ne può più. La domanda, ma infatti scrivete... ascoltando chi si occupa del tema, se lo vedi ti piacerà molto. No, perché avete presentato quel